Caput, anticalcio allegriano, Caput, si ferma la Juventus, anzi fermata addirittura da una neopromossa, fermata secondo me soprattutto anche dalla passione. Prima di parlare del gioco, diciamo del non gioco di Allegri, soprattutto nel secondo tempo, davvero imbarazzante, perché la Juventus non è che abbia subito l'1-1 negli ultimi minuti, dove tu puoi dire vabbè, sono stati quasi tutta la partita 1-0 in vantaggio e perciò non dovevano più creare molto. La Juventus doveva creare, perché Genoa ha segnato poco dopo l'intervallo, se non mi sbaglio 48esimo minuto, e perciò abbiamo praticamente visto una Juventus che per quasi tutto il secondo intervallo doveva segnare, doveva fare la partita, non riusciva a farla. Anche le statistiche lo confermano, parità assoluta, non solo a livello di gol, anche a livello di expected goal, anche a livello di tiri. E questo lo reputo davvero imbarazzante. Ci può anche stare, secondo me, ogni tanto un pareggio fuori casa contro una squadra che ci mette tanta passione, ma il non poter reagire, cioè loro sicuramente volevano reagire, cioè io credo sicuramente che la Juventus voglia vincere questo scudetto, e li reputo comunque ancora molto molto pericolosi, perciò assolutamente non da sottovalutare, però calcisticamente manca qualcosa in questa squadra, che è forte, che ha qualità, che ha la rosa più pagata di tutto il campionato, però Allegri veramente non riesce a trasmettere un gioco, e questo l'abbiamo visto oggi soprattutto nel secondo tempo. Soprattutto nel secondo tempo, perché tu sei la Juventus, tu devi fare la partita, tu vuoi fare la partita, non era un problema motivazionale, e non riesci a farlo, non riesci a farlo. Fermata da una neopromossa, ma io direi anche fermata dalla passione. Vorrei anche dedicare qualche secondo alla tifoseria del Genoa, tempi moderni dove ormai si giocano le supercoppe all'altra parte del mondo, il tifoso entra sempre più in secondo piano, però io sono sempre convinto che il tifo, se veramente caldo, compatto, vicino come stasera, può fare una differenza, può avere assolutamente un impatto, e questo stadio del Genoa mi ricorda quasi un po' uno stadio inglese. Non lo so, è uno stadio che sembra piccolo, che però è molto compatto, i tifosi sono molto vicini al campo, un po' come nei stadi inglesi dove sono tutti in piedi, tu pensi quasi che entrano in campo, perché sono talmente vicini, senza piste atletiche, spesso in Inghilterra anche senza reti, senza nulla, e secondo me quello è molto molto bello, o diciamo era molto bello in Inghilterra, ormai è un po' rovinato, in Inghilterra anche il tifo non è più come quello di una volta. Però, sinceramente, quando vedo il Genoa con questa tifoseria, che poi è una cosa bella, perché si mischia un po', quasi un po' di elementi del tifo inglese, come vi ho spiegato, però ovviamente anche la cultura italiana, perché i movimenti ultras derivano dall'Italia, ovviamente bandieroni, tifo, cioè tante cose, striscioni eccetera, che in Inghilterra si fanno meno o non si fanno neanche, però anche i tifosi molto vicini al campo, e unire questi due elementi secondo me è qualcosa di molto particolare, e poi anche questo striscione "You'll never walk alone" sopra rende l'atmosfera ancora un po' più inglese, italo-inglese, una bella, bella atmosfera che secondo me oggi ha spinto tanto questa squadra, che ha fatto davvero un'ottima partita, e secondo me fino adesso, sì, all'ultimo minuto Prema ha avuto questa occasione, però prima era forse addirittura il Genoa a avere le occasioni più chiare. La Juventus ha veramente, veramente deluso stasera. Prima che vado avanti vi vorrei anche ricordare un'altra cosa, amici, seguitemi sul secondo canale Italo Deutsch, perché noi qui parliamo di grande passione dei tifosi del Genoa, però anch'io ho una grande passione e non è solo l'Inter, la mia seconda passione è il cibo, soprattutto il Made in Italy, e vi ricordo che su Italo Deutsch un tedesco vuole viaggiare in tutte le 20 regioni italiane, e meglio ancora in tutte le città, in tutti i villaggi italiani possibile, e siamo anche stati a Genova, c'è anche un bel episodio dove provo proprio il cibo tipico di Genova, città che mi è molto piaciuta, mi sembrava quasi un po' una Napoli nordica, cioè bella, veramente una bella città a livello culinario, e Torino devo dire che l'ho anche visitata, e il mio giudizio lo trovate anche lì su Italo Deutsch, se vedete Italo Deutsch Torino, Genova eccetera, trovate molto molto velocemente i video.
Ovviamente stasera sono contento per questo pareggio da parte della Juventus, risultato molto importante anche per la nostra amata Inter, perché innanzitutto vincere domani contro la Lazio non è scontato, giocare fuori casa all'Olimpico sono sempre partite calde, esiste una fratellanza con i laziali, ma è una cosa, come ho capito io, tra le curve a livello calcistico. Sono sempre partite molto accese, dove nessuno si regala niente, anche se la Lazio in questa stagione sta molto molto deludendo. Non è adesso scontato che noi domani andiamo all'Olimpico e vinciamo in maniera facile. Per questo motivo, già che la Juventus giochi sempre prima di noi, era una cosa che dava un po' fastidio, perché ovviamente facevano sempre pressione vincendo. Sono contento domani di non avere tutta questa pressione e di poter andare lì tranquillamente, anche se non dovessi vincere rimani capolista. Ovviamente l'obiettivo deve essere di vincere, perché la stagione è ancora lunghissima, e anche se vinciamo, ragazzi, adesso non montiamoci la testa, andiamo a più 4, andiamo a più 4. Però la cosa che a me fa ben sperare non sono questi più 4, più 2 punti, più 3 punti. Non è questa la differenza attualmente tra Inter e Juventus. La differenza è che noi abbiamo un gioco molto sviluppato, molto elaborato, e la Juventus non lo ha. E diciamo, fino a un certo punto tu puoi sempre sperare nei singoli episodi, se tu hai giocatori di qualità come ce li ha la Juventus, se sei compatto dietro, in ogni partita ti arriva qualche occasione, qualche invenzione, qualche difensore che sale, che fa qualcosa a livello individuale, come spesso Gatti che ha deciso le partite. Sono cose che succedono, anche stasera era successo, perché prima ha quasi segnato il gol all'88esimo minuto, ma non è una garanzia, non è una cosa che funziona sempre. Io preferisco non fidarmi a quelle due o tre azioni singole in una partita e di sperare veramente di decidere la partita con quell'occasione lì. Io preferisco avere una squadra che è sempre in grado di creare in maniera pulita, rasoterra, occasioni, palle gol, perché alla fine è matematico che magari una partita può anche essere che la squadra che crea di meno e che ha l'individualità faccia la differenza, ma a lungo termine io sono convinto che il poter giocare a calcio, conoscersi ormai a memoria, aver veramente sviluppato un sistema di calcio funzionale, faccia la differenza. E soprattutto lo spero, perché secondo me sarebbe anche un po' triste, anche per la gente che ama il calcio, che analizza il calcio anche a livello teorico, vedere che la pura individualità, cioè essere compatto e poi puntare un po' sull'individualità, vabbè, Vlahovic, Chiesa, qualcuno si inventi qualcosa, che quello possa vincere a lungo termine, cioè non in una coppa dove ci sono le partite secche, no, a lungo termine, una stagione, possa sconfiggere il voler veramente praticare calcio a 360 gradi, secondo me sarebbe anche un po' triste, non solo da tifoso interista, anche da amante del calcio. Per questo motivo veramente deludente la Juventus stasera. Fatemi sapere un po' la vostra opinione, ripeto, tiri Genova 11, Juventus 11. Anche negli ultimi minuti, una Juventus deludente, adesso non parlo solo del secondo tempo, proprio degli ultimi 8 minuti, 10 minuti, a parte questa occasione di Bremer, c'è da dire che Genova è una squadra che subisce tanti gol, in questa stagione ha perso 10 punti negli ultimi 8 minuti, come l'ha detto stasera anche il telecronista. Se aggiungiamo questi 10 punti starebbe a più 26, lo so, non è matematica, il calcio non si può calcolare così, però facciamo questo giochetto e facendolo ci rendiamo conto che starebbe prima di Atalanta, Fiorentina, Bologna e Roma. E questo ci fa capire che è una squadra che subisce tanti tanti gol negli ultimi minuti. Nonostante ciò, non ho visto una Juventus così schiacciante, così dominante anche negli ultimi minuti, veramente senza idee, qualche palla lunga, qualche cambio di gioco, ma poco calcio, veramente poco poco calcio. Perciò sono contento, assolutamente sì, spero ovviamente che questo pareggio della Juventus per noi adesso domani è una motivazione aggiunta, non deve essere un alibi, di poter un pochino togliere il piede dal gas, di dire vabbè, domani anche se non vinciamo rimaniamo capolista. No, deve essere una motivazione, di dire questa è un'opportunità, se qualcuno ti apre la porta tu ci devi andare, devi andare prima che te la chiude di nuovo. Per questo motivo spero che sia una motivazione domani per noi, per ripetere, la stagione è ancora lunghissima, anche se vinciamo siamo più 4,
non è niente 4 punti, quello che a me dà più sicurezza è il poter giocare a calcio e non sono poi i più 4 punti. Tra l'altro non ci sono neanche scuse, perché anche in Champions League è palese che abbiamo fatto molto turnover, che avevamo una mentalità già prima contro il Benfica, vabbè, la risolviamo poi nell'ultima partita, facciamo turnover estremo, cambiamo addirittura il portiere, anche nell'ultima partita molto troppi cambi, e per questo motivo tutta la concentrazione è su questo scudetto, perciò onoriamolo, domani non ci sono scuse, onoriamolo e andiamo a allungare sulla Juventus. Un abbraccio a tutti amici, sempre forza Inter e complimenti alla passione del Genoa, mi è veramente piaciuto tanto. Un abbraccio amici, ci vediamo domani con nuovi video.